Presentiamo il libro di Antonio Di Loreto ed altri autori, un libro fotografico e di interventi sull'enogastronomia abruzzese. Abbiamo approfittato di questa occasione per invitare anche i nostri colleghi e gli studenti degli altri alberghieri d'Abruzzo e vedo questo incontro un po' come le prove generali per l'Expo. Noi siamo pronti, questa è un'occasione per mostrarci e per mostrare che gli istituti alberghieri in Abruzzo funzionano bene e sono pronti ad accogliere tutte le delegazioni che arriveranno in questa terra bellissima. Una scuola, l'alberghiero che tra virgolette tira ancora tanti ragazzi si iscrivono alle vostre scuole, dall'alberghiero riescono a trovare oggi ancora lavoro con una relativa facilità. Il trend è ancora molto positivo. Molti sono gli iscritti anche quest'anno, ciò coincide anche con un interesse particolare nei confronti di questa scuola e con un lavoro molto attento e sviluppato negli anni da parte della nostra scuola e degli altri istituti alberghieri. Quindi il lavoro ben fatto paga con gli anni e quindi paga anche in termini di iscritti e paga in termini di possibilità e opportunità di lavoro per il futuro. Presidente, ci eravamo incontrati qualche mese fa in occasione non bellissima del crollo della controsoffittatura in un'aula, sono passate alcune settimane, è venuto anche il ministro dell'istruzione a Pescara, cosa è cambiato? Ci sono alcuni progetti in corso, stiamo ragionando su alcune possibilità per il futuro, siamo ancora in una condizione di provvisorietà, i nostri ragazzi sono distribuiti attualmente in 7 sedi e andrà avanti così per tutto l'anno scolastico fino all'11 di giugno, ma stiamo lavorando per, così come la provincia, stiamo lavorando per ripristinare tutto e ripartire il 1° settembre con nuove condizioni, mi auguro.